Cari amici gobbi e care amiche gobbe, tempo fa feci un video che magari ve lo metto nella schermata finale. Si chiamava Elkan porta via tutto. E ho espresso dei concetti che sono tuttora validi. E voglio dirvi qualcosa di più. Al di là del Elkan porta via tutto, c'è una mossa che Elkan potrebbe fare e che secondo me sarebbe devastante. Ma andiamo per gradi. Il ministro Abodi ieri ha detto che la giustizia sportiva deve essere più rapida, cioè il contrario di quello che dovrebbe essere. Più rapida, cioè quindi già non rispetta il diritto, già non rispetta il giusto processo, è sommaria, non permette di valutare elementi che potrebbero diventare prove oppure no, non dà la possibilità alla difesa di potersi difendere, deve diventare più veloce. Questo perché? Perché in questo modo, con la classifica che è cambiata così tante volte, si danneggiano le altre squadre, cioè non la Juve, le altre squadre. Questo è uno. Due, ve l'ho già detto ieri, la Kristin Lane, membro del board UEFA, che dice palesemente e con tanta nonchalance che, visto che la Juventus non ha ancora abbandonato il progetto Superlega, la UEFA, i rapporti con la UEFA sono tesi e quindi insomma fa capire che comunque sia metterà fuori la Juve dalle coppe. Ma lo dice proprio palesemente. Dice questo palesemente un membro del board UEFA. In un paese normale i giornali avrebbero dovuto evidenziare in maniera abbastanza scandalizzata questo aspetto. In un paese normale, il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Gravina, avrebbe dovuto manifestare quantomeno qualche perplessità, ma però non può farlo perché anche lui praticamente è nel board UEFA. Quindi, giornali che sono penosi. Salvo solo Vaciago di Tutto Sport perché veramente ha fatto un lavoro incredibile in questi mesi. Ma non perché dà ragione alla Juve, perché analizza i fatti. E chiunque analizza i fatti e li vuole approfondire, chiunque dotato di un minimo di raziocinio e di capacità di ragionamento, approfondendo la vicenda che ha coinvolto la Juve, può arrivare a un'unica conclusione, che è una pagliacciata. Tutti quelli con cui parlate, bisogna fare una domanda. Tu hai approfondito, ti sei documentato come si deve, hai cercato di capire la vicenda. Se la risposta è sì, potete parlare tranquillamente che nasce una bella discussione, perché tanto tutti si rendono conto che siamo di fronte a una pagliacciata e si cerca di argomentare all'interno comunque di un contesto che è chiaro a tutti. Chi risponde no, basta. Non ha senso parlarci, non ha senso perderci tempo. Quindi questo è il sistema in cui si trova la Juve, no? Un sistema che in cui ci sono i media che danno un colpo al cerchio e un colpo alla botte perché la Juventus ha 12 milioni di tifosi circa e quindi è una platea decisamente interessante. Poi però ci sono anche tutti gli altri anti-juventini che sono una platea altrettanto interessante e quindi un po' di qua e un po' di là. Idem i vertici del calcio italiano. Tu devi andarti a difendere davanti a personaggi che fanno tutto tranne che trattare il diritto. Quindi veramente non so, è come andare da uno che non vede l'ora di tagliarti la testa a spiegargli che forse sarebbe meglio non tagliartela. Cioè è una roba che è proprio la fiera dell'assurdo. E dicevo, Elkan avrebbe in mano un elemento secondo me devastante, che evidentemente non usa, e torniamo al mio discorso di ieri, perché secondo me c'è poco interesse nella Juve. Io non sto vedendo una società di cui vado fiero in termini di essere rappresentato, una società che si difende con gli artigli non solo dentro le aule del tribunale e nel diritto,
anche perché qui il diritto, come vi dicevo, non ha più nulla a che fare con questa vicenda, ma soprattutto sui media, soprattutto alzare la voce davanti a quelle situazioni che quotidianamente dobbiamo vivere noi tifosi. Io non vedo una società che mi rappresenta da questo punto di vista, che mi difende, che mi tutela e che mi porta a pensare che sarei pronto a tante cose pur di stare al fianco di questa società, perché ti trascina, no? Quando tu hai una società che ti trascina, perché vedi che è lì con te a sporcarsi le mani, a quel punto lì sei anche... A quel punto lì sei anche disposto, insomma, a sporcarti le mani anche tu, cioè sei disposto a fare dei sacrifici perché hai dei leader carismatici, capito? Andare allo stadio, riempire lo stadio, battagliare, manifestare, comprare, dare dei soldi a questa società. Io non vedo tutto questo. Quindi, dicevo, non vedo tutto questo. E quindi non credo che sia mai stata presa in considerazione la cosa che vi sto per dire. Secondo me basterebbero veramente pochissime parole, pochissime. Basterebbe che Elkan convocasse una bella conferenza stampa, andasse lì e dicesse: signori, volevo avvisarvi, perché comunque la Juventus è stata ed è una parte importante della storia d'Italia, volevo avvisarvi che con i miei collaboratori fidati e con la mia famiglia stiamo ragionando per non iscrivere più la Juventus al campionato. Fine. Finita la conferenza stampa, tanti saluti. Queste sono le parole che basterebbero. Perché se è vero che siamo di fronte a un sistema che ti rigetta, almeno esternamente, fa vedere che non ti vuole, allo stesso tempo non è vero che non ti vuole. E se la Juve, facesse questa cosa qui, sarebbero in tanti che comincerebbero a tremare. Le altre società, i vertici del calcio italiano. Basterebbero queste parole per smuovere parecchie cose. La politica. Pochissimo, eh? Cosa sono? Un minuto di conferenza stampa basterebbe. Far capire che cominci a prendere in considerazione anche questo aspetto e far capire che se questo aspetto tu lo porti avanti, crolla tutto. Adesso un po' in diversi sono saltati fuori per dire una pagliacciata quello che è successo, campionato falsato, la Juventus è un punto di riferimento, Lotito, Mourinho e poi in passato altri, alcune cose un po' così, un po' velate. Nessuno che ha mai messo la faccia dicendo chiaramente che eravamo di fronte a una pagliacciata, pur essendo consapevoli che fossimo di fronte a una pagliacciata. Lo dicono adesso perché gli torna utile, quindi non siamo davanti a uomini che hanno dei valori e che si rendono conto che certi valori, certi principi sono stati calpestati. Abbiamo di fronte personaggetti che dicono queste cose solo perché torna utile a loro. Torna utile a giustificare i loro fallimenti o torna utile a mettere le mani avanti. Se Elkan facesse questa cosa, tutti questi personaggi comincerebbero a tremare, gli sponsor comincerebbero a tremare, la Lega, i diritti televisivi dove vanno a finire? Non lo fa però non lo fa. E guardate, io sono convinto che basterebbe veramente questa cosa qui e cambierebbero tante cose. Magari la UEFA no, perché la UEFA ha tanto altro, ma non ne sono certo, perché ripeto, ci sono degli sponsor, la UEFA campa grazie agli sponsor. Ci sono le squadre di calcio. È un po' come se domani dicesse il Real Madrid che non si iscriverà più e che non sarà più presente. A me dispiacerebbe tanto. Tifosi e squadre di calcio non potrebbero accettare che un pezzo della storia del calcio se ne vada. Basterebbe questo, secondo me questo cambierebbe tantissime cose, ma non lo fa. Fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, commentate, sono curioso di sapere voi cosa pensate appunto di questa ipotesi.